Chissà dove, il libro che vi presento oggi è veramente un gioiellino. È un libro molto poetico che parla è una metafora sull'amore, sull'accudimento materno, paterno, ma anche un regalo perfetto per le maestre o per tutte quelle figure che con amore e dedizione si prendono cura dei nostri figli. Un po' come succede al grande albero di ciliegio, protagonista di questo libro, che fatica a lasciare andare i propri semi, dei quali si è preso cura e quali ha insegnato a vivere nel mondo là fuori, chissà dove per l'appunto, e quali ha fornito, diciamo, un bagaglio per riuscire a fare nuove esperienze. Arriva però un momento in cui è giusto lasciare andare, lasciar crescere, lasciar vivere anche con il rischio di sbagliare, di cadere, di farsi male. E perché appunto non si può sempre vivere all'ombra del grande albero, così come accade al piccolo seme protagonista di questo libro. Quindi è un libro che invita anche a riflettere noi adulti sul fatto che molto spesso tendiamo anche a proteggere troppo i nostri figli perché vorremmo quasi lasciarli in questa campana di vetro nella quale siamo sicuri che non gli possa succedere nulla di male. Ma in realtà ci invita anche a riflettere sul fatto che ciò che tendiamo a proteggere troppo rischiamo di renderlo fragile. Quindi è giusto lasciare andare, lasciare sì che i piccoli semi e i nostri figli facciano in autonomia le loro esperienze di vita.